Back to School. Federica Panicucci anticipa: alcuni personaggi stupiranno. Federica Panicucci ne è sicura. Ci saranno delle rivelazioni con personaggi che sembravano preparati. Ha debuttato mercoledì scorso su Italia 1 la nuova edizione di Back to School che mette 30 VIP di nuovo tra i banchi di scuola. Ognuno di loro è stato preparato a dovere dai piccoli maestrini per poter sostenere l'esame di quinta elementare davanti ad una commissione formata da 5 veri maestri delle scuole elementari. Alla conduzione della nuova edizione c'è la conduttrice di Mattino 5 News che si è raccontata in un'intervista sulle pagine del settimanale Tele7. A questo, secondo Federica, si aggiunge il fatto che dall'esame è passato moltissimo tempo e dunque alcune nozioni sono un po' arrugginite. Per fortuna i maestrini hanno fatto la scorsa estate dei corsi intensivi ai VIP, anche se il più delle volte con scarsi risultati. Federica Panicucci ci spera, mi piacerebbe vedere davanti alla TV ragazzini, genitori e nonni. La conduzione di questo programma segna per la Panicucci il ritorno su Italia 1 che è stata la rete a lanciarla. In passato qui ha infatti condotto Festival Bar, La Poppa e Il Secchione, Unomania, Smile. Per questo la conduttrice si dice grata a Mediaset sia per averle assegnato la conduzione di Back to School e sia per darle l'opportunità di potersi confrontare con un pubblico per lei nuovo e diverso. Poi, su cosa si augura per il programma dice: mi piacerebbe vedere davanti alla TV il ragazzino che a scuola sta studiando le stesse cose. Ma anche i genitori e i nonni che hanno sempre le risposte in tasca.